Krogak. No. No, 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 non lo fare mai. Va bene. Io vado a battere il wrestler. Il wrestler. Ah no, c'è il rivale stupido. Come l'ho chiamato? Avon. Buono. Ottimo. Ah, mi sfida. Ok. Vabbè, cioccolo. E vai a perdere. Dai, immigrato. Gabri 94 vita ci chiede qualcosa da dire sui Battle Royale, tipo PlayerUnknown Battleground o Fortnite? Calla. No, beh, è una domanda legittima, non ce l'ho ancora fatta. Sì, è vero, però mi fa cagare. Non sono il mio genere di giochi, ecco. Sono un po' troppo mainstream effettivamente, perché adesso è PUBG, Fortnite, poi c'è Paladins Royale. Poi la Paladins Royale non era neanche male, era divertente. Sì, perché era champion con le abilità ed era carino effettivamente. E poi adesso c'è anche Darwin Project, se non mi sbaglio, che è Battle Royale Survival. Una roba, sì, del genere. Sì. Comunque non sono, diciamo, uno che gioca molto ai Battle Royale, quindi non ho un giudizio da darti. C'è chi piace, a me non fanno impazzire, tutto qui. Io ho provato, cioè noi abbiamo provato Paladins, da qualche parte ho anche provato PUBG, ma mi fa cagare. Crazy Manu chiede, che ne pensate di Hunter x Hunter? Togashi! Togashi è un figlio di buona madre e va in hiatus ogni 2 secondi, non so per quale motivo. Voglio fare, non so, gli piace andare in hiatus, poi prendersi una pausa, non lo so, tanti soldi ce li ha, quindi... Vediamo un po'. Lagging chiede: perché odiate così tanto Jojolion? Per me è molto interessante, si distacca in un modo fantastico dalle altre parti, anche solo dal semplice fatto che il cattivo principale non sia ancora stato mostrato. Aspetta, no, allora, c'è ancora altro. Vabbè, quella la leggo dopo. Non è che lo odi, non è questo, è che non mi piace. Neanche a me. Più che altro, quando ho detto che devi avere dei problemi mentali, è che devi avere davvero dei problemi mentali per capire cosa stia succedendo. Perché è molto confusionario. No, ma aspetta, io volo fino. Non è che sia brutto, a me non piace. Semplicemente. Può piacere, può non piacere. Cioè, non è Fairy Tail, per farci. Esatto, capire. Che oggettivamente è brutto e se ti piace hai veramente qualche problema. Ecco, anime peggiore che esiste: Fairy Tail, Sword Art Online o Pop Team Epic non contano. Oh, Pop Team Epic intanto non me lo insulti. Che è fatto male apposta. E che cazzo, fatto male proprio, sgoccia la l'hanno fatto per prendere in giro qualunque cosa ci sia, hanno fatto i meme sui meme. Quell'anime è un meme, è un meme. No, quell'anime è il meme. È il meme, quindi. Allora, dopo Fairy Tail e Sword Art, l'anime peggiore? Questa è una bella domanda, perché io li ritenevo quelli peggiori. Io direi Death Note. Death Note, decisamente sì. Fuschio ci chiede: è più forte Goku o Shindok dentro il robottone? E allora? Secondo me vince Mazinga Z. Vince Shindok solo e solo se si trova dentro la strumentalità, perché può attingere alle sue forme del multiverso e sconfiggere Goku. Goku in ogni caso là. Cercate il canale Telegram delle bizzarre avventure del Doc. Che adesso non mi ricordo come si chiami. Allora, si chiama Masked Doc. Sono le avventure migliori di sempre. Vi consiglio anche di seguirlo. Vi lascio il link qui sotto. Cioè, è una narrazione magnifica, devo ammetterlo. Sei veramente impegnato. Non ironicamente, sono un suo fan. Allora, Mirvo chiede: dov'è Super Avon? È morto. Mi sei dimenticato che... Ah no, ma scusate, prima. No, nel senso che c'è il capitolo 5 in lavorazione, ma non ho idee. E perché non lo tocco da un po' di mesi, effettivamente. Tornerà, forse. Non lo tocchi. Marco Tosoni chiede: che ne pensate del ritorno di Axo 24? Ah. Che io... 1. Axo non lo seguo. 2. Non sapevo nemmeno fosse tornato. 3. Non me ne frega un cazzo. A me non me ne frega un cazzo. Okay. A me non me ne frega un cazzo. Ok, vediamo un po'. Crazy Mano chiede: why everyone say what is
Oddio, no, niente. È un meme che non ho ancora capito. Ok. Hai presente la parola in russo e in cirillico che se la leggi in italiano viene apir? Ah, e sì. Non ho ancora capito il meme. Sbagliato qualcosa, infatti. Vabbè. Giuseppe Tringalli chiede: giochi Goat Format? Praticamente è il meta di Yu-Gi-Oh! Di 13 anni fa che riguarda la band list di aprile 2005. No. No. Sarebbe molto stupido da fare, se è stupido nel senso ignorante, quindi bello da fare per divertirsi in modo stupido, però non lo facciamo. Perché non è un meta che mi piace, se devo essere sincero. Allora, questo si faceva. Oh, ora arriva una bella domanda. Strano. Allora, questa qua riguarda anche Ultra Sole e Ultra Luna. E allora non so, che non ti posso rispondere perché lo odio. Qual è il problema della settima gen che secondo voi la rende così noiosa? Lilia. La madonna. No, secondo me la facilità è il fatto che sia tutto preimpostato. Non hai modo di esplorare il mondo perché vai qui, c'è tizio che ti fa no perché devi andare di là. Questo qui no perché devi andare da quest'altra parte prima perché mi serve questo. Poi c'è Rotom che ti dice pure dove andare. Quindi esatto, è una rottura. E Rotom non puoi toglierlo. Non è che dici voglio esplorare io senza che mi dica dove sia tutto. No, lì devo proprio tenertelo per forza. Esatto. E non è come, non so, il Pokéghiera con la mappa città sotto, perché quella era una mappa città della regione. Lì ti indica i posti e ti indica con una freccetta anche le entrate. Dai. Sì, ti dice proprio dove comparirà il prossimo evento, ma dai. Ti prego. No, fa... Vabbè, per te l'esplorazione è proprio tranciata, cattiva. Sì, sì, e poi pensavo che adesso non penso sia spoiler perché sennò vi spacco la faccia. La battaglia contro Ultra Necrozma. Io pensavo non ripetessero lo stesso errore del corridoio di Pokémon Sole e Luna per arrivare da Nilego. E invece è lo stesso, perché è una città disabitata, ci sono due persone con una torre. Non puoi esplorarla, non puoi sapere niente di quel luogo. Perché a questo punto non farla? Beh, diciamo che Ultra Sole e Ultra Luna sono quelli che sarebbero dovuti essere Sole e Luna. Diciamo che è stato... ma ripeto gli stessi errori, questo è il problema. Sì, questo era un pessimo utilizzo di... Diciamo che hanno lucrato sulla passione dei clienti. È una cosa che è poco onorevole. Esatto. Io li ho giocati appunto per dare una seconda chance ad Alola, ma... Non ho non trovato. Prendiamoci per il culo, allora fa cagare. C'è una bella regione, ma in sé, però fatta male, proprio sgocciola, penso. Esatto. Quindi boh, non mi è piaciuta più di tanto, che devo essere sincero. Allora, io penso mi sono fermato al secondo trial, poi davvero ho perso la voglia perché è lo stesso gioco, quindi che cazzo. Con l'ultra pattuglia random cambia giusto nel finale, nel post game, che wow, ok, avete messo il team Rainbow Rocket, però è un fanservice enorme. Io avrei voluto più che altro spiegazioni su altre cose della trama principale, non lasciarle incomplete così. E mi sa che Oman mi sconfigge perché non ho rivitalizzanti nei perpozioni. Sono stupido. Io l'ho fatto prima il rifornimento. Sono stupido e ho fatto terremoto perché non guardo. No, forse Lux sarei al momento, tra l'altro. E io ce l'ho, ma me l'ha shottato con un brutto colpo. Porco. Simone Olla chiede: che ne pensate dei giochi CDI di Zelda? Well, allora. Che schifo. Parliamoci chiaro, che schifo. Allora, è bello per YouTube quando vuoi, né? Per l'amor del cielo, però sono dei giochi davvero, la Philips è fumata qualche cannone quando li ha fatti. E non solo. Esatto, non vedo altra spiegazione. Crow, il tizio del treno, chiede: bentornati uomini, la gente si chiede dove sta Pokémon Jupiter.
E va buo. Sì. No, c'è un allenatore, porca. Due porca. Tranquillo, che io devo giusto farmare un po' su Heroes intanto. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Via dalle balle. Ciao, 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 ciao. Ok, sono forte. Sono qua davanti ai Psylocke. E direi che anche per oggi possiamo chiudere qui. E ci vediamo la prossima volta, che sarà... Boh. Sì. Ciao. Beh.